Ed eccoci ragazzi, un nuovo video con Ratchet & Clank Rift Apart. PlayStation ha deciso di inviarmi questo titolo e qui adesso lo proviamo. Mi raccomando, PlayStation, ricordati di inviarmi anche qualcos'altro e quest'anno sai benissimo a che mi riferisco. Ma detto questo, ragazzi, abbiamo la partita e vediamo. Io l'ho già giocato in realtà questo gioco qui su PS5, ma vediamo un po' come va su PC. Spero che non scoppi niente. Ma sono gli stessi che hanno fatto il porting di Spider-Man su PC, che gira bene. Quindi vediamo. No, sembra andare bene. Almeno nelle scene sembra tutto ok. Comunque è un bel titolo, ragazzi. È un bel titolo, molto divertente. Poi sono gli stessi di Spider-Man, che poi in realtà sarebbe più giusto dire sono quelli di Ratchet, perché Ratchet lo fanno da 20 anni, Spider-Man lo fanno da qualche annetto. Ecco qui. Ah, mi ricordo questa scena, sì. Ehi, è tutto ok. Vedi? Sono io. Ratchet al femminile, ragazzi. Recetta. No, Rivet. Recetta. Questo ti aiuterà. Immaginate se si fosse chiamata Recetta. Sarebbe stato troppo bello. Comunque. E tra l'altro, ragazzi, questo è un titolo di Ratchet basato tipo sul multiverso. Incredibile. Ed eccolo qui. Oh, finalmente possiamo un po' muoverci. Allora. Esatto, amici, vi attende una giornata memorabile. A partire da. Guarda com'è bello graficamente. Molto carino. Da piccolo pensavo che lui e Crash Bandicoot fossero parenti. Non so perché. Bellissimo. Oh, bellissimo, bellissimo. Olè. Ok, andiamo sulla piattaforma. Ma non è un gioco difficile, comunque molto semplice. Beh, non è che Insomniac sviluppa robe come, voglio dire, Elden Ring, però. Allora, prima delle due per lanciare l'ascia. Ok. Chiaramente non mi ricordo benissimo i comandi, ora però ci riprenderemo un po' la mano. Questo cos'è? Ecco, spariamo. Ma che devo sparare? Ah, le navi. Ah, figo. Ehi, forse ho trovato il Lombax! Questa è la rievocazione. Hai una succulenta taglia sulla testa, Lombax! Ratchet, non credo faccia parte dello spettacolo. Vai, 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 vai. Tutto molto colorato, dettagliato. Fantastico. Qualcuno ha messo una taglia su di noi? Oh! Spero non riguardi il tuo regalo. Presto, dobbiamo arrivare in fondo al percorso della parata. Molto scenografico, proprio come Spider-Man anche. Cosa sono? Scarponi che si attaccano al suolo? E due per mirare, sparare. Vabbè, un classico direi. Ok. Ah, quello mi dà un passaggio? La parte dei saluti e dei sorrisi, eh? Scommetto che è opera dei Mario o dei Cragmiti o del. Molto bello, ragazzi, molto bello. Dottor Nefario. Impossibile. Nefario si è fuori gioco Dottor ormai da chissà Nefarius, che quando. poi è sempre lo stesso anche negli altri capitoli. Io ora non sono un esperto di Ratchet & Clank, però mi pare che è sempre lo stesso nemico, tipo. Un po' come Eggman per Sonic. Benvenuti su. Ah, no,
Ok. Oh. Tra l'altro con il DualSense sempre fighissima sta roba che si indurisce il tasto e dà veramente la sensazione di una pistola. Anche su PC, ragazzi, funziona anche su PC, se lo attaccate col cavo funziona. Ok, facciamo esplodere tutto. Ah, bello, facciamo esplodere tutto. Ma perché sparo sempre a quello? Planiamo. Spara, spara, spara. Ma siamo anche un po' lascio, un po' la Kratos. Ok. Altri sgherri in arrivo. Chi è che dà fastidio? Aspetta. Chi è che spara? Ma stanno sparando dalle navi. Ah, devo far fuori la nave, mi sa. Eh sì. Vai, 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 vai. Ah. Devo distruggerla prima che... No, perché sennò mi sa che scendono gli altri nemici. Credo, eh. O no. Oh. Sì, vedi, scendono i nemici da sta cavolo di nave. Devo distruggerla. Incredibile, casino incredibile. Via, via. Ma pure i cani ci sono ora. Passalo. Spara, spara, spara. Dura parecchio la vita di sta roba. Oh. C'è qualcuno? Ah. Aggiungiamo la navetta e facciamola finita. Vai, vai. Ah. Salta, salta, salta. Ma non ti distruggi sta cavolo di navetta. Oh, alleluia. Metti giù il dimensionatore, Nefarius. Metti giù il dimensionatore. Sì, certo. Oggi scoprirai che cosa si prova a perdere. Spoiler. È frustrante. Mancano solo queste stupide coordinate. Ciao, ciao! Che cosa hai fatto? Attenzione, ragazzi! Il multiverso si apre, il Ratchet & Clank! Guarda lì! Incredibile! Cos'è successo? Forse abbiamo un piccolo problema. Il ponte è distrutto! Deve esserci un altro modo. Le fenditure reagiscono al quarzo fasico. Forse adesso ci spiegano. Non so se questa è la parte dove dimostrano i poteri del. Ah sì, sì, ecco. Diciamo che questo è il potere. Mi piace il mio di Buki. Ah. Ecco qua. Comunque è incredibile la mole di. Cioè di serie, film, giochi. Che ormai si è fissato col multiverso. Questi anni per provare a conquistare l'universo di nuovo. Già, e purtroppo non se la sta cavando affatto male. Voi due, che sgherri inutili! Ecco cosa succede a mandare il mio assistente in congedo di paternità. Dobbiamo impedire che ne faccia la boss fight. Indeboliamo le difese. Che miseria. Mi ha fatto male. Multiverso, multiverso. Sono...
Ok, è andata? Pensavate sarete bastata una facente sconfitta a fermarmi? Beh, sì. Vi sbagliavate! Ci sposteremo in una dimensione in cui vinco sempre io! Così finalmente saprete come ci si sente! Attenzione! Adesso? Multiverso io. Sì, è lui. Le dimensioni. Talmente multiverso che lagga qua. Incredibile. E su PS5 questa roba funzionava un po' meglio, forse. Qualche. Ci vuole un po' di ottimizzazione in più per questi punti. Per questi punti, ma comunque. È perfetto, ci sto lo stesso. Guarda quante dimensioni stiamo attraversando. Vorrei saperlo. Oh. Incredibile. Ma cacchio siamo adesso? Giù dalla mia nave, bestiaccia! Oh! Ancora nel buco del multiverso. Ah, ma sì, adesso mi sembra che deve arrivare da quella, la ricetta. Sì, è questa. Oppure no, siamo... Cosa sono quei neon? Siamo alla parte... in cui tu perdi. Ratchet, il dimensionatore! Cioè questo ragazzi è ancora più grave di No Way Home, eh? Qui il multiverso è ancora più rotto. Il braccio. Ah, forse sono separati, forse. Il dimensionatore. Pare che si. Sì. Che cosa ho combinato? Ah sì, Clank è finito da. Cosa hai combinato? Da ricetta. Qualcuno che ha molte domande. Adesso vieni con me. Comunque ragazzi, mi fermo qui sul più bello, diciamo, il resto ve lo lascio scoprire a voi. E niente ragazzi, Ratchet & Clank ora è anche su PC. Se insomma non avete una PS5 e volete recuperarlo, o se avete una PS5 e non l'avete ancora recuperato, ragazzi, fatelo perché sta divertente. Poi tutta questa cosa del multiverso è veramente molto figa, quindi vi consiglio di recuperarlo. Detto questo ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete già giocato a Ratchet, se vi è piaciuto, magari è la prima volta che lo vedete in un gameplay, vi è incuriosito, fatemi sapere cosa ne pensate. Quindi iscrivetevi al canale ragazzi, come sempre, notificative per i prossimi video e novità, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.